www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Ricordiamo. 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 Ricordiamo.
degli amici dell'Associazione Amici di San Francesco, anno 2013, la festa dell'Immacolato. Rispetto agli altri anni, che novità abbiamo? Abbiamo nessuna novità, è sempre la tradizione, si tramanda, è sempre la stessa, si tenta sempre di migliorare qualcosa, però per quanto riguarda il tragitto, tutta la varia manifestazione, viene fatta sempre come è stata fatta negli altri anni. La gente ha risposto, ecco, ha collaborato con la festa? Abbastanza bene, la gente ha risposto, sia aiutando noi amici di San Francesco per fare la festa, sia anche aiutando il guardiano, visto il fattaccio che è successo. Padre Antonio Caruso, ecco, al suo primo anno con la festa dell'Immacolata, ecco, come si sta comportando con voi? Beh, devo dire abbastanza bene, non perché parlando, perché ha un carisma che sa attirare abbastanza bene le persone con il suo modo di fare, con il suo modo di fare le preghiere, con tutto ciò, e la gente effettivamente si è visto nei risultati, che in giro di 3 mesi si è affezionato tantissimo, finché hanno dato delle risposte immediate. Insomma, Padre Antonio ha il suo carisma qui per la famiglia francescana. Sì, ha un bel carisma. Dall'altro, se lei ha notato sempre, lui si riferisce sempre al nostro Papa Francesco, perché infatti lui, scherzando in modo ironico, ha detto sempre che io con il Papa siamo un'unica cosa, però effettivamente ci voleva. E allora gli amici di San Francesco collaborano a pieno con il nuovo guardiano Padre Antonio. Sì, dobbiamo dire anche che in qualità di amici di San Francesco siamo pure soddisfatti e contenti. E mentre il coro canta dell'Aurora Tesorgi più bella, ecco, il fercolo dell'Immacolata dalla chiesa di San Francesco d'Assisi, ecco, si sta avviando per il percorso processionale, ecco, per le strade delle quartiere. Al percorso processionale parteciperanno gli amici di San Francesco, ecco, e la milizia dell'Immacolata. Thank you.
Luigi era cantato. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Amen. Yeah.
gloria al Padre, al Figlio. Tu perdona le nostre colpe, preserva il nostro popolo interno, porta in cielo tutte le anime della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Santa Benedetti, prega per noi. Thank you.
siamo al rientro della processione dell'Immacolata, ecco, nella sua chiesa, nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Ecco, siamo in via Palermo, la processione è al suo rientro. Salutano l'Immacolata al suo rientro nella sua casa e con la chiesa di San Francesco d'Assisi.
no, basta, lasciate stare tutto il tutto. Thank you.
Allora molti ormai hanno capito che quando parlo non la finisco più. Allora evito le parole perché abbiamo pregato, abbiamo meditato in questi giorni. Le parole adesso non bastano. Adesso serve custodire quelle parole che abbiamo meditato, che abbiamo ascoltato in questi giorni, come Maria. Dobbiamo custodirle nel nostro cuore e fare memoria di quanto il Signore in questo anno, questa novena, per me è la prima novena che Mussomeli ci ha detto. Allora vorrei terminare con una bella preghiera, un'antica preghiera di San Bernardo di Chiaravalle, a nome di tutto il paese di Mussomeli. Facciamo così, io dico uno e poi dite anche voi, così. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Vergine delle Vergini, e Madre mia, a te io vengo, e davanti a te me ne sto, povero peccatore gemente. Non disprezzare le nostre suppliche, ma ascoltaci propizia ed esaudiscici. Amen. 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 Qualcuno diceva che ci doveva essere vento, pioggia, e siccome abbiamo spiegato la parola Amen, che c'era, abbiamo detto, noi dobbiamo dire Amen, che il vento si fermi, Amen, che la pioggia si fermi, Amen, che bella giornata, e che bella serata. Quindi l'Amen serve, quindi ditelo sempre, Amen. Quando siete tristi, Amen. Quando le cose vanno male, Amen. Quando vi rubano, Amen. Lo sapevo che dovevo andare lì. Sapevo. Che Mussomeli è un popolo eccezionale. Il mio ringraziamento allora va innanzitutto e prima di tutto ai miei frati. Ecco, non c'è scritto prima, la prima ringraziamento deve essere a Fra Luigi e a Fra Cherubino, alla mia comunità che mi ha sostenuto e che ha sostenuto questa novena, aprire la chiesa, servire, Padre Luigi ha confessato, quindi il primo ringraziamento sempre ai miei cari, carissimi frati. Poi il ringraziamento per tutti quelli che hanno partecipato due volte quest'anno per la raccolta dei fiori, perché uno è sparito, l'altro è spuntato. Quindi vi ringrazio di vero cuore per tutti quelli appunto che hanno aiutato noi frati. Grazie di vero cuore all'Associazione degli Amici di San Francesco, se la festa si è potuta realizzare anche grazie a loro. Un ringraziamento al coro che avete cantato bene, un ringraziamento per la pulizia della chiesa, anche questo è un servizio bello, e poi un ringraziamento per i giovani che si sono impegnati a portare il simulacro della Madonna, visto che i giovani sono speciali. Allora un applauso ai giovani. E allora tutti di vero cuore, uno per uno, diceva il Papa, mi piacerebbe salutare e abbracciarvi tutti, anch'io lo stesso, vorrei abbracciarvi uno per uno, solo che se faccio così stasera arrivo molto. E allora lo faccio con un bel bacio a tutti, dicendovi veramente di vero cuore, a nome anche dei miei frati, grazie, grazie, grazie. Ma grazie soprattutto all'Immacolata, alla Vergine Maria, che ci ama e che vi ama e che sarà sempre con noi. Viva Maria Immacolata! Viva! Viva, viva Maria Immacolata! Viva Maria Immacolata! Ancora!
www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.